Gentili telespettatori, ben ritrovati ad una nuova puntata di Informa Imprese, l'approfondimento dedicato al mondo dell'imprenditoria a cura del Centro Consorzi di Sedico. In particolar modo focus su quelli che sono gli adempimenti per le imprese in questo particolare periodo dettato dall'emergenza sanitaria. Sentiamo, linea al Centro Consorzi. Eccoci qua per un altro dei nostri incontri. Oggi vogliamo sentire il punto di vista dei lavoratori attraverso le parole di uno dei tre rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza provinciali, che ci illustrerà brevemente le procedure aziendali a favore dei lavoratori durante lo svolgimento delle proprie prestazioni lavorative. Dal Centro Consorzi, quindi, lasciamo la parola al signor Gianfranco Bè. All'interno di tutte le aziende, l'applicazione del protocollo che è stato descritto in questi giorni, un ruolo importante lo copre l'RLS o l'RLST. Il datore di lavoro deve redigere un protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus, indicando le misure previste per la tutela della salute dei lavoratori. Queste misure ovviamente devono essere condivise con i lavoratori e i loro rappresentanti. Tali documenti devono prevedere la significazione dello stabilimento produttivo mediante l'utilizzo di società specializzate o alternativamente attraverso il personale interno. In questo secondo caso, il datore di lavoro dovrà prevalentemente formare il personale incaricato, fornendo dispositivi di protezione individuale necessari a tale operazione. La sanificazione dello stabilimento, per essere realmente efficace, deve prevedere la primaria pulizia di fondo dei reparti e successivamente intervento con specifici prodotti a base di ipoclorito di sodio, comunemente chiamata varichina. Nel caso di lavoratori addetti alla produzione, la cui presenza fisica negli stabilimenti sia oltre che modo inevitabile, deve comunque essere garantito il rispetto delle misure previste per la tutela della salute. Conseguentemente, i lavoratori coinvolti devono poter lavorare rispettando fra loro le distanze di sicurezza, oltre che devono essere forniti di mascherina e guanti in monouso. E anche in applicazione di tali misure, i lavoratori devono essere messi nelle condizioni di potersi lavare frequentemente le mani. Ove questo non fosse possibile, forniti di prodotti per l'igienizzazione delle stesse. Nel caso in cui non vi sia rispetto delle misure previste, ogni lavoratore potrà rivolgersi al proprio RLS o RLST territoriali. I recapiti telefonici e le mail delle RLST provinciali possono essere reperiti sul portale del COBISS regionale www.cobis.it alla voce RLST Belluno. Concludendo però, ricordando quanto l'impegno di tutti noi lavoratori è importante in questo momento storico per rispetto delle regole. Dobbiamo tutti collaborare, datori di lavoro, lavoratori, per la salute di tutti e la salvaguardia del posto di lavoro. E per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata.